la voce delle regioni ci porta a Gaiba. Siamo in provincia di Rovigo per mostrarvi quello che è considerato il torneo sicuramente più originale di tutta l'intera regione. Gaiblodon è questo l'evento più atteso dell'estate di Gaiba, piccolo comune di 1063 abitanti in provincia di Rovigo. Qui per una settimana, su quelli che un tempo erano campi da calcio, si gioca a tennis. E quest'anno l'erba del Tici Gaiba, per tutti i Gaibledon, sulla scia del più noto torneo londinese, ha ospitato la prima edizione dell'Enel Open, torneo su erba, tra i pochi che si giocano sull'intera penisola. È un'emozione incredibile riproporre il torneo di Gaiba ogni anno. Quest'anno ospitiamo l'Enel Open, un torneo femminile da 5.000 euro di montepremi, internazionale come dicevi, perché quest'anno abbiamo anche presenza di giocatrici straniere, addirittura anche dall'Australia. Avete scelto di dedicarvi quest'anno ad un torneo femminile, però la tradizione è quella di far giocare veramente tutti su questi campi. Esatto, avremo il TPRA fra una settimana, quindi il Super Slam Wimbledon, che ospiterà competizioni maschili e femminili di doppio misto, e poi un rodeo di terza e quarta categoria maschile che chiuderà la stagione 2017. Vincitrice della prima edizione dell'Enel Open è risultata Corinna Dentoni, campionessa in carica di Serie A1 con il Tici Prato. Noi l'abbiamo incontrata qualche giorno prima della finalissima, a pochi minuti dal suo arrivo sull'erba di Gaiblodon. Sono felice di essere venuta perché io adoro giocare sull'erba, ho giocato già molte volte a Wimbledon in qualificazioni, sia da juniores che anche da adulto, insomma tornei anche tanti altri tornei. Ho appena fatto un'esibizione tra l'altro a Liverpool sull'erba, diciamo che è una superficie che veramente mi piace, quindi ho detto perché no, siamo vicini a Milano, posso provare. Tu hai calcato l'erba di Wimbledon, insomma Gaiblodon ci si avvicina almeno un po', perché questa è la loro ambizione. Guarda, allora sono appena arrivata, non ho ancora provato i campi, ma li testerò presto e l'ambiente è molto bello, il campo sembra perfetto. Qui quello che si respira è proprio un clima di amicizia, insomma Wimbledon è competizione pura, qui ci si diverte anche. Sì, allora innanzitutto sono stata adesso in una villa bellissima dove sarò ospite in questi giorni e devo dire che sono tutti così gentili, mi sono già trovata bene, mi sento a casa. Tra l'altro sono qui con la mia mamma e il mio cagnolino, quindi la situazione è perfetta. E in effetti, essendo un torneo diciamo di livello un pochino più divertente rispetto magari a Wimbledon, uno lo prende anche un po' con uno spirito diverso, però insomma la competizione c'è e si vuole vincere lo stesso. Esatto, tu sei qui, testa di serie numero uno, ma l'obiettivo è uno solo. È vincere. Corinna, come detto, non ha fallito, sollevando al cielo il primo trofeo Enel Open. In finale ha superato Lara Mecicco del CT Polimeni di Reggio Calabria con un netto 7-6-6-0-6-0 dopo un primo set molto equilibrato, giocato punto a punto. Nel secondo parziale Corinna Dentoni ha messo a frutto la sua esperienza sull'erba, chiudendo la sfida senza più cedere neppure un game contro un'avversaria che, per giocare a Gaiblodon, di chilometri ne ha fatti davvero molti. Io studio alla Hawaii, vivo alla Hawaii, sì, sono tornata qualche settimana fa dalla Hawaii. Per giocare a Gaiba? Per giocare a Gaiba, sì. E hai deciso di portarti un ospite, chi hai portato? La mia amica e compagna di squadra, si chiama Nicole Oinaski, è australiana, però vive con me in Australia, alle Hawaii. I primi turni forse non hanno il pubblico delle grandi occasioni, ma perché si sceglie di venire a vedere il torneo di Gaiba? Beh, guardi, un torneo in erba io non l'avevo sinceramente mai visto, l'avevo visto solo in televisione Wimbledon e quindi mi sono, come dire, fatto forza perché ne capisco poco di tennis, ma mi sta piacendo tanto. È una questione di fascino dell'erba. Sì, sicuramente, ma soprattutto perché mi hanno detto che c'è una australiana che è fortissima e quindi sono venuto qua proprio per vederla dal vivo. Resista che fra un po' arrivi. Vi ringrazio. My good friend, I was going to come and visit her. Volevo venire a trovare la mia amica ed è la prima volta che vengo in Italia, quindi sono molto emozionata di essere qui e di poter giocare questo torneo. It's really cool. Mi piace molto Gaiba, mi ricorda molto il posto dove la mia bisnonna vive in Polonia, e quindi mi ricorda la mia infanzia. Mi piace molto anche l'Italia perché è un posto molto, è pieno di storia. Sei venuta qui solo per divertirti o per vincere? Of course, it's always nice. È sempre bello vincere, però
ci sono un sacco di giocatrici, buone giocatrici in questo posto, e quindi è anche estate, quindi vorrei più che altro divertirmi e godermi il posto e il torneo. Gaibledon, più in generale la realtà del TC Gaibledon, è sempre considerata motivo di vanto per il movimento tennistico della provincia di Rovigo e dell'intero Veneto. È una chicca che ormai da 3 anni a questa parte ci fa conoscere a livello regionale e anche nazionale, quindi questo è molto importante per una provincia che ha una densità abitativa piuttosto piccola rispetto a altre province, e quindi questa è veramente una chicca, la ciliegina che mancava al movimento che comunque sta aumentando come in tutta Italia. Cosa che è contagiosa è l'entusiasmo di questa realtà, insomma il TC Gaiba è veramente pieno di ragazzi giovani con tanta voglia di fare, orgogliosi di farlo. Compreso il presidente, sono tutti giovanissimi, hanno entusiasmo, voglia di far bene, ed è molto interessante anche ciò che avviene durante la settimana con feste. Il presidente è veramente un cerimoniere d'eccezione, quindi anche le ragazze che sono qui si divertono e conoscono la campagna polesana della provincia, della stupenda provincia italiana. Gianfranco Piombo, l'esperienza di Gaiba resta sempre un'esperienza unica. Crescono, adesso un torneo con $5,000 di montepremi, giocatrici in arrivo dall'estero, insomma sempre più Gaiba diventa il cuore, diciamo così, dell'erba italiana. Beh, 4 campi in erba ce l'ha solo Gaiba. Gaiba è un piccolo paesino nella provincia di Rovigo che confina con il Po, con il Ferrarese. È una squadra di ragazzi favolosi, una squadra di ragazzi che ci mettono l'anima. Sono partiti in sordina, ma adesso stanno facendo un grande clamore, arrivano da tutte le parti, si può dire anche dall'estero qualcuno arriva, ed è veramente un'esperienza eccezionale. Sono partiti con questo 5.000, hanno portato le migliori giocatrici italiane al primo evento, e ci si augura che in futuro le partecipanti possano essere molte di più di quelle che sono adesso. Il loro sogno è quello di diventare proprio punto di riferimento per l'erba in Italia. Loro dicono: magari se riuscissimo a spostare il torneo potrebbero venire qui ad allenarsi in vista di Wimbledon, i campioni italiani. Sì, questo siamo partiti già l'anno scorso, direi con i piedi di piombo, affinché questo possa avverarsi. Io mi auguro che possa accadere nel futuro. Anche la federazione sta dando una mano a questa squadra, come dicevo prima, di ragazzi favolosi, e speriamo piano piano, visto che poi adesso l'allenatrice delle ragazze italiane della squadra di Davis femminile è la Tatiana Garvin, è una veneta, e speriamo di poterla agganciare per far sì che si allenino, ma non subito, ma 4-5 volte nella stagione, per arrivare preparati anche agli eventi internazionali. E il sogno qui a Gaiba è proprio questo, continuare a crescere e diventare punto di riferimento per il tennis su erba italiano. Questi infatti i prossimi obiettivi del presidente Zanca. Sicuramente contemplare sempre la realtà amatoriale, quindi dare la possibilità ai tennisti amatoriali di provare questa superficie magica. Però vogliamo spingersi a un livello più alto e provare a ospitare tornei con giocatori e giocatrici professioniste, e magari ospitare dei tennisti pro prima di Wimbledon, che possano venire qui ad allenarsi. Quello che si respira in questo ambiente è veramente, come dicevi tu, un ambiente magico. Intanto, insomma, calpestare l'erba invece che la terra rossa dove abitualmente andiamo ha già il suo fascino, ma si respira proprio questo clima di amicizia prima ancora che di professionalità tennistica, definiamola così. Diciamo che essere in un paese piccolo come Gaiba, quindi una comunità, permette anche alle giocatrici che sono qui ospiti questa settimana per la fase finale dell'NL Open, permette di respirare questo clima comunitario, no? E quindi sentirsi parte di una grande famiglia. E poi c'è questa atmosfera, questo brio che hanno i ragazzi dello staff, che sono così carichi di entusiasmo, e quindi sicuramente è un entusiasmo che è contagioso per tutti quelli che vengono a trovarsi. Avete fatto il calcolo dell'età media di chi lavora qui per Gaiba? Lo staff dei giardinieri ha un'età media di 15-16 anni, quindi sono ragazzi delle scuole superiori che, lasciati liberi di scuola, vengono qua e lavorano tutti i giorni, dall'alba al tramonto, se c'è necessità per il torneo. Qui
qui a Gibraltar c'è una figura che non può assolutamente mancare, una figura indispensabile, sono i gardener. Ma chi sono i gardener? Noi gardener siamo un gruppo di ragazzi che facciamo manutenzione su questi campi, che li manteniamo vivi, tagliamo l'erba, facciamo le righe, prepariamo gli ombrelloni, le recinzioni e facciamo in modo che le giocatrici possano giocare al meglio sui nostri campi. Quante ore lavorate tutti i giorni per preparare i campi così? Noi stiamo qui al campo quasi tutto il giorno, veniamo alla mattina, c'è chi taglia l'erba, chi fa le righe, dopo, prima delle partite, ci occupiamo di sistemare i campi, montiamo le reti. Ma perché scegliete di passare così le vostre vacanze alla fine, no? Ma perché noi, cioè, a me piace essere fiero di quello che faccio, sono contento di occuparmi del mio paese, insomma, di fare qualcosa che poi insomma, possa essere utile e divertente. Ci guardiamo allo specchio e diciamo: io sono fiero di essere un gardener. Ragazzi, voi avete addirittura deciso di piantare la tenda qui? Sì, l'intensità del lavoro era tale che abbiamo deciso di prendere la tenda e camparci per la notte per essere il più presto al mattino qui a lavorare. Ma a che ora cominciate la mattina a lavorare qui? Durante i periodi intensi possiamo iniziare anche verso le 6, 6:30. Generalmente durante il lavoro quotidiano alle 9 siamo già qua sui campi attivi che iniziamo a fare righe, tagliare erba. Ma posso chiedervi chi ve lo fa fare? Perché lo fate? Perché è un grande onore e orgoglio essere qua verso l'ora di pranzo col caldo e ricevere i complimenti dalle persone. Cioè, è una questione di orgoglio personale. Poi il tennis è la nostra passione, quindi abbiamo tennis sull'erba e ci stiamo un po' a Wimbledon. Gibraltar non è solo tennis, voglio dire, c'è anche molto altro. Se dovessi trovare una parola per riassumere la magia di questo evento? Penso che la parola sia entusiasmo. Entusiasmo dello staff, delle giocatrici che vengono a trovarci, degli sponsor e di tutte le persone che comunque vengono a vedere questi campi.